Ciao a tutti! Non so bene come iniziare questo video perché, vabbè, è un video dove ho intenzione così di parlare un po' appunto del più e del meno, come dice anche il titolo. E, vediamo prima se ho sistemato bene il microfono. Sì, dovrebbe essere giusto. E, cosa volevo dirvi? Varie robe. Dunque. Allora, intanto sì, cioè, mi sono un pochino acconciata solo perché mi sembrava brutto presentarmi, cioè, tipo, come appena sveglia, stracciona, ancora in pigiama, anche se sono le 6 del pomeriggio. Ma vabbè, insomma, è domenica e vabbè. E quindi mi sono, insomma, un pochino sistemata, mi sono messa questo vestitino, comprato dai cinesi per ben 5 euro. Vestitino proprio, cioè intero, c'è la gonna, vedete? C'è la gonna, tutto intero. L'unica cosa è che, cioè, fa questa roba qua che sembra che c'ho le tette anche di lato. E non so, devo sistemare, perché lo fa anche di qua la stessa roba. Insomma, è perché non so, hanno fatto questa specie di coso, insomma, questa fascia, però l'hanno, cioè, arriva fino qua. Voglio dire, ma ferma qui, no? No, sembrava brutto fermarla qua. E no, e loro l'hanno fatto andare avanti fino qui. Insomma, chi ha fatto sto vestito? E quindi fa questo difetto che sta così. Ma vabbè. Dovrò sistemarlo. Guardo qua perché c'ho lo schermo, come sempre, quindi mi vedo qua. E quindi niente, insomma. No, finalmente finito di leggere Dracula, prestato dal mio amare, bello, mi è piaciuto assai, mi è piaciuto veramente assai. Sì, lo stavo leggendo, cioè, lo stavo leggendo da tipo 8 mesi, 18 mesi facciamo anche, no vabbè, insomma, però da un sacco di tempo, da mesi, sì, veramente. E mi è piaciuto, ho trovato molte differenze rispetto al film, come era ovvio. L'unica cosa che, vabbè, mi ha lasciato un po' così, però vabbè, poi dopo parlandone con insomma, il mio ragazzo, ne abbiamo, insomma, ci ho ripensato un attimo, però sul momento mi aveva lasciato un po' così il finale, che dopo questo lungo cammino, questa lunga ricerca, questo lungo inseguimento infinito, il tutto, cioè, finisce nel giro di 10 righe. E quindi boh, sono rimasta un po' così. Però, vabbè, insomma, nel complesso mi è piaciuto molto questa descrivere tutto con i diari di tutti i vari personaggi. Bello, bello, mi è piaciuto molto. E cos'altro? Abbiamo fatto un po' di shopping sul sito che si chiama macrolibrarsi.it. E abbiamo fatto un po' di shopping. Allora, io ho preso questo, l'incredibile virtù dei succhi verdi di questa gente qua. Ma no, dai! E vabbè, insomma, quelli lì, dove ci sono spiegate appunto tutte le proprietà delle frutta e della verdura, come miscelarli, come ottenere dei succhi energetici, ricostituenti, eccetera, eccetera. E mi ispirava un sacco questa roba. Non so se riuscirò mai a farli perché non credo nemmeno che abbiamo il frullatore, ma fa niente. E però in un prossimo futuro spero di, insomma, riuscirci, perché mi ispira veramente tantissimo. Ci sono un sacco di ricette alla fine, ricette, 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 e ricette per tutte le stagioni. Poi c'è la ric ci sono quelle, com'è? Quella settimanale, una settimana disintossicante, la saggezza popolare aveva compreso il bisogno di una pulizia interiore per restituire energia al corpo e mantenere la salute. Quindi i succhini verdi, succhini verdi, succhini verdi. Per raggiungere la spedizione gratuita, abbiamo preso ovviamente anche degli altri libri. Io ho preso questo. Riprendi il tuo potere, la creatività, i sogni e la grandezza. Questo
A me ispirano molto tutte queste cose un po' sulla ricerca interiore, sul potere della mente, insomma, migliorare se stessi, tutte queste cose un po' new age, diciamo, un termine molto ampio, però vabbè, diciamo new age per capirci. E quindi mi ispirano, mi hanno sempre affascinato molto tutte queste cose, e quindi tra i vari libri che c'erano ho deciso di prendere questo qua. E vedremo, devo ancora leggerlo, vediamo com'è. Poi ho preso questo, Ferrara Magica, che praticamente racconta tutte le storie, le leggende, i luoghi magici di Ferrara, il passaggio di Dracula qui a Ferrara, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, dato che so sinceramente molto poco della mia città, e allora ho detto, ma questo qua mi incuriosiva molto, vediamo un po' i templari, i catari, cos'altro c'è? Parla anche dell'università. E vabbè, insomma, e quindi mi incuriosiva molto. E così. E cos'altro raccontarvi? Ah, io non lo so, allora, ultimamente, soprattutto negli ultimi 2 o 3 giorni, trovo sempre gente che vuole trovare da discutere, ma per delle cavolate, cioè, l'altra sera ero fuori con degli amici, eravamo in un locale per strada, sulla strada, insomma. E arriva il netturbino, quello con il furgoncino, e i miei amici mi dicono: vieni giù di strada perché sennò, scherzando, questo qui ti prende sotto. Ma stavamo scherzando fra di noi. Questo è passato, si vede che ha sentito che abbiamo detto qualcosa, ha frenato, ha messo la retromarcia, è tornato indietro e ha detto: ci sono dei problemi. Scemo questo, cioè, nel senso, stavamo scherzando fra di noi. Nessuno ti ha detto nulla, se volevamo dirti qualcosa te ne accorgevi, se te lo volevamo dire. No, questo qua ha fatto sta scenata, gli abbiamo detto no, non abbiamo assolutamente detto niente. Questo ha ingranato la marcia ed è partito come una scheggia. Vabbè, si è svegliato male. Un'altra sera eravamo a sentire un gruppo suonare, ci sediamo intorno a un tavolo per mangiare, insomma. Eravamo io, mia madre e un'altra amica, e c'erano 2 sedie vuote perché mio padre e un altro amico erano andati dentro a prendere da mangiare. Arriva una tizia, appoggia la borsa su una delle sedie vuote e si mette lì in piedi a scrivere al telefono. Vabbè, dopo 2 minuti arriva mio padre e gli dice con sta tizia, gli fa: ma scusi, la borsa era sua? E lei: sì, mi voglio sedere. Veramente ci siamo seduti noi e la sedia era occupata da me. Ah, questa si è presa su e vabbè, e si è allontanata. Si è allontanata, ma nel senso che, cioè, è andata poco più in là, dietro c'era il suo uomo, credo, che a un certo punto ho visto io con la coda dell'occhio che stava venendo verso di noi, probabilmente per dirci qualcosa, e lei gli ha detto: no, 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 lascia stare, non mi voglio più sedere. Come se questa ci avesse anche ragione. Voglio dire, di solito perlomeno prima chiedi se magari il posto è occupato oppure no. No, questa qua tranquillamente, senza proprio neanche porsi il problema, si è appoggiata la sua borsa e si voleva sedere lì. Mancava solo che venisse lì lui a fare una scenata, a dire qualcosa, poi vabbè, lo tiravo sotto io, lo investivo. Ah, ecco cosa volevo dire. Il Rouge Topic, che è un po' che non lo faccio, è sempre in vigore, quindi se vi va di lasciare domande, scrivete sotto nei commenti, cancelletto Rouge Topic, 2 punti e la domanda. Qualsiasi tipo di domanda, di qualunque genere, io poi vi rispondo. E basta.
finestra. Questa qua l'avevo scoperta la prima volta in America, questa mostra, e ho bevuto questa, ma forse avevo bevuto anche quella più grande in America, non lo so, non mi ricordo. Fatto sta che sono rimasta così tutta, che mi sembrava di avere, non so, il fuoco nelle vene per tipo un'ora e mezza, sì, e poi passato l'effetto, bah, un sonno apocalittico. E, però è buona, cioè rispetto, come avevo poi detto anche nel video delle vacanze, quello di qualche settimana fa, tra la Red Bull, la Burn e questa, preferisco di gran lunga questa come gusto, come vabbè, preferisco di gran lunga la Monster come gusto. E basta, adesso vado, voglio fare un esperimento di smalto, disegni sulle unghie, ultimamente mi è presa sta mania, non so perché. Basta, poi si muore di caldo, siamo a quasi metà settembre e si muore ancora di caldo, almeno io ho caldo, non so voi, caldo. E stai lì, perché mi si devono sempre spostare le cose, ti metto lì, stai lì. Ah, poi ho intenzione di fare qualche nuovo creazione in Fimo, ci sono delle idee in mente, ci sono dei progetti, devo solo mettermi lì, avere il tempo e la voglia. Dio, sti capelli. Vabbè, vado, così non vi annoio più. Ciao, al prossimo video.